La Cassazione rigetta i ricorsi e le richieste del procuratore generale. Confermata la sentenza d'appello al processo antimafia nell'Agrigentino, apocalisse! Di come la palude della... L'inchiesta è stata intitolata Apocalisse perché il 26 marzo del 2010, il giorno delle blitz dei carabinieri, è stata la scoperta e la rivelazione di una rete di fiancheggiatori del boss allora latitante Giuseppe Falsone, che poi è stato arrestato pochi mesi dopo, il 25 giugno 2010. Il processo si è arrampicato sulle montagne rocciose, in salita e poi in picchiata. In primo grado, il 1 marzo 2011, Cotitto, Marino e Salvatore Paci sono stati condannati e Gambino, Bonanno, Bugea e Calogero Paci sono stati assolti. Poi in appello sono stati condannati tutti tranne Bugea e Calogero Paci. Poi in Cassazione il procuratore generale ha invocato l'annullamento delle sentenze che hanno condannato Pino Gambino e Giovanni Marino. E invece no, il verdetto della Suprema Corte è stato netto e tranciante e ha confermato la sentenza che la Corte d'Appello di Palermo ha emesso il 27 maggio del 2013. 5 condannati e 2 assolti. 8 anni di carcere sono stati inflitti a Pino Gambino, 41 anni di Ravanusa, 2 anni e 8 mesi a Giovanni Marino, 45 anni di Canicattì, 4 anni e 8 mesi a Ferdinando Bonanno, 72 anni, di Regalna, in provincia di Catania, 3 anni a Gioacchino Francesco Cotitto, 45 anni di Palma di Montechiaro e 2 anni e 8 mesi a Salvatore Paci, 64 anni di Campobello di Licata. È stata confermata l'assoluzione in primo e secondo grado di Calogero Paci, 38 anni di Campobello di Licata, ed è stato assolto anche Giancarlo Bugea, 42 anni di Canicattì, già assolto in appello e condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione per l'intestazione fittizia dell'azienda agricola La Rotonda dei Pini, in concorso con Francesco Cotitto. Ai 7 imputati giudicati in abbreviato sono stati contestati a vario titolo i reati di associazione di stampo mafioso e intestazione fittizia di beni nell'interesse delle boss Giuseppe Falsone, tra quote di una società, la LAES, che lavora nella discarica di Campobello di Licata, poi la Jobean di Campobello di Licata, impegnata negli appalti pubblici e privati. Poi la Biofrutta di Naro, che è un'azienda specializzata nella lavorazione e conservazione dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnica. E poi Ferdinando Bonanno è stato socio e addetto allo sviluppo di Eurospin Sicilia, ritenuto il tramite tra la maxi distribuzione commerciale e i rappresentanti agrigentini di Cosa Nostra.